di essere venuti così numerosi. E questa sera, beh, ormai sera, vi siete beccati anche lo spettacolo più tranquillo, temperatura forse. Vi parlo un po' di fantascienza e in particolare di come si vede non solo quello che noi abbiamo pensato che sarà il futuro, ma anche di come questo ha influenzato come abbiamo costruito le cose. E in parte anche in una delle nuove arti nascenti che sono i videogiochi. Però prima di tutto, ciao! Ah, un unicorno! Pensavo che foste estinti tutti quanti. Allora esistono ancora. Mi raccomando, non fare la fine dei dinosauri. Allora, intanto avete visto lo spettacolo dei ragazzi di prima? Quello è stato. Che cosa incredibile è stato. Per tutto il tempo ho pensato tutte le equazioni riguardo alla gravità e quanto era meraviglioso tutta la parte cinetica dietro. Però immaginatevi quello che avete visto prima con le corde, ma sulla luna, in un sesto della gravità, in cui puoi tirarti in su e parti con molta più energia di qui. Se siete sulla luna potete fare solo un balzo con i piedi e arrivare a 2 metri. Quindi non ci sono più scavalli troppo in alto sulla luna. Le case saranno completamente diverse. E in realtà tutto il sistema solare è pieno di posti incredibili, meravigliosi, che rispetto a quello che noi viviamo sulla Terra sono completamente alieni. Cioè, vi faccio un esempio. Vi hanno mai detto che non si può volare? Cioè, se vi lanciate dalla finestra, cadete giù così, facendo come Batman, cadete giù come delle patate, come fine. Primo mito da sfatare, quello che fa Batman è impossibile. A meno che Batman non sia soltanto un involucro guidato da dentro da uno squiatolo, è impossibile. E ho il mio sospetto riguardo a questa, però vabbè, non è questo il momento per parlare. Però, quando vi hanno detto che non potete volare facendo solo così con le mani, in realtà vi siete scordati di guardare l'asterisco come nei contratti, perché se guardate con attenzione scoprite che non è vero che non si può volare in generale con noi umani facendo così, ma non si può volare sulla Terra e basta, perché se andate su Titano potete tranquillamente volare. Cioè, non vi serve una forma particolarmente aerodinamica. L'aerodinamica serve per facilitare il volo in condizioni atmosferiche come quelle che abbiamo qui. Ma l'unica cosa che serve per poter volare è una spinta verso l'alto contro un corpo, di qualsiasi forma sia. Più è aerodinamico, più è facile che voli bene. Ma non è obbligatorio che sia aerodinamico. Potete tranquillamente far volare anche una padella. Ed è una delle cose che vedo di più nella fantascienza. Le navicelle spaziali che volano in atmosfera hanno tutte le forme più sexy del mondo, ma nessuna aerodinamica. Questa cosa mi fa sempre arrabbiare. Dall'altra parte, le navicelle spaziali che volano solo nello spazio hanno delle forme molto aerodinamiche. E guarda te, Star Wars, che non è incluso qui solo perché non è fantascienza, ma è una roba che fa più di continuo e basta, fondamentalmente. Star Wars. Hanno applaudito solo i fan di Star Trek. Star Wars è una bellissima saga in realtà, soltanto che la parte di scienza all'interno è più o meno credibile quanto lo è nel Signore degli Anelli. E dico solo Signore degli Anelli perché se avete visto L'Hobbit e vi ricordate la scena in cui c'è salta sulle scale Legolas sui pezzi di roccia che stanno cadendo. Sì. No, quello nemmeno per la terra di mezzo è plausibile. Non funziona. Però, non so, ho già perso il filo. Tornando a noi, Star Wars presenta diverse tematiche che sono presenti in un modo di immaginare la scienza negli anni 70. Quindi è interessante per la fantascienza perché molte delle cose che si vedono, quelle delle navicelle aerodinamiche, erano tipiche di come immaginavamo le battaglie spaziali. Il problema con quello è che non ti serve a niente essere aerodinamico nello spazio. Non c'è qualcosa contro cui puoi volare. Non c'è atmosfera. Quindi tutte quelle manovre molto fighe che vedete fare ai fighter quando combattono non servono a niente, ma non solo, è completamente diverso nello spazio. Cioè, vi faccio... Oggi vi smonterò tutti i vostri film di infanzia, sappiate. Iniziamo con le cose tranquille. Se voi siete nello spazio e volete sparare a qualcuno che è di fronte a voi, va bene? Prendete il vostro fucile e sparate. Qui c'è il pianeta Terra, siete in orbita attorno alla Terra. Quando avete sparato, il proiettile non va davanti. Perché? Perché si muove più veloce di voi. E le cose che si muovono più veloce vanno in orbite diverse rispetto a quelle che si muovono più lente. Cambia la velocità, cambia anche l'orbita. Per cui se voi sparate, in realtà vedreste il vostro proiettile andare più lontano. Quindi non manca completamente. Se volete colpirlo, dovete cambiare orbita
sparare il proiettile in un'orbita diversa, poi aspettare che quando fa il giro della Terra colpisca lui una volta che è decaduto con la tritura atmosfera. È molto più complicato e nessuno... Immaginatevi Star Wars in cui si sono lì a spararsi e poi uno colpisce e poi devono aspettare 90 minuti che il proiettile faccia il giro della Terra e arrivi dall'altra parte. Uccide un po' il ritmo, no? Ma sarebbe credibile. Nello spazio molte delle battaglie somiglierebbero di più a battaglie tipo Ottobre Rosso, l'avete mai vista? Con i sottomarini. Quindi se volete vedere un film affidabile riguardo a battaglie spaziali, Ottobre Rosso è molto più affidabile di Star Wars. Altra cosa con cui me la posso prendere facilmente con Star Wars sono le spade. Pace. Uno perché non sono granché come armi, perché laser molto potenti in realtà sono facili da fermare con campi elettromagnetici. Ti basta un po' di batteria tutto intorno e sei a posto. Due, perché in realtà la spada che si vede nella nuova trilogia, avete visto quella fiammeggiante? Quella non è laser. I laser non possono fare fiamme intorno. Il plasma può farlo. Ma la cosa che più mi arrabbia non è il fatto che non hanno più le spade laser ora, spade al plasma, sembrano delle TV. Però e la cosa che mi fa arrabbiare è che la temperatura per mantenere un laser di quel tipo in mano è talmente alta che dovrebbe sciogliere qualsiasi cosa nella direzione in cui punti. Cioè, immaginando che tu per qualche ragione sei separato da questa cosa, se tu prendi un oggetto che arriva a una temperatura di qualcosa come 250.000 gradi Celsius e lo punti verso qualcuno, non importa che arrivi fino a lì, non importa tutto quanto quello che c'è intorno inizia a sentire il calore, per convenzione. È il motivo per cui se qualcuno viene qui sul palco e si dà fuoco o la scoreggia, lo sentite fino a lì. Non l'odore, ma proprio il calore. Funziona così anche con le spade laser, in maniera senza la parte delle scoreggia. Per quanto ne sappiamo, questo era l'altro film di Star Wars che la Disney non ha voluto produrre. Parlando però di videogiochi, ora, poi ritorneremo sui film perché ne ho un po' di materiale, però... I videogiochi sono una delle forme d'arte più maltrattate al momento e anche lodate contemporaneamente. E questa cosa è successa più volte nella storia. Tornando indietro, c'è un passo lungo indietro nella fine dell'Ottocento, le persone andavano al cinema per puro intrattenimento, per vedere qualcosa di strano, esotico. Quindi, che ne so, andavano al cinema e vedevano un treno che si muove, vedevano delle persone che schivano le auto, vedevano i film di Méliès in cui c'era un minimo montaggio, per cui magari sembrava con una testa galleggiante perché aveva tolto dal film manualmente tutta la parte della pellicola che riguardava il corpo e quindi si vedeva solo la testa di quella persona. Le pellicole venivano dipinte a mano, quindi potevi vedere i colori. Queste cose erano molto affascinanti da vedere, era intrattenente, ma non era artistico. Nessuno andava al cinema pensando, wow, guarda che nuova forma d'arte che sta nascendo, aspetta solo di vedere Kubrick quando nascerà. No, nessuno la prendeva sul serio. E il cinema cercava, nascendo piano piano con le sue forze, cercava di imitare il teatro. Non riusciva a darsi un tono, no? Quindi ha preso sul serio, quindi hanno guardato verso un'arte simile che viene presa sul serio, cioè il teatro. Allora vai giù di pièce teatrali impegnate, tutti quanti gli attori più bravi venivano a fare film al cinema, ma non funzionava, perché era un po' come vedere qualcosa che già posso vedere meglio a teatro, ma non dal vivo e in qualità più bassa. Non è granché. Quindi cosa è successo? Alla fine, quando il cinema ha capito che non importava guardare verso il teatro, ma che poteva fare delle cose che nessun'altra arte poteva fare, allora sì che c'è stato un passo in avanti enorme. I primi registi che hanno iniziato a capire questo furono Eisenstein e altri che iniziarono a lavorare sul montaggio. Cioè, tu potevi costruire una storia in cui lo spettatore riempiva gli spazi di quello che è successo nel frattempo senza che ci fosse bisogno che tu lo metti. E potevi raccontare delle cose solo visive. Nessuno poteva fare questa cosa. Era molto difficile far vedere un montaggio di diverse scene che apparentemente non c'entrano l'una con l'altra per trasmettere un'emozione e far sentire qualcosa alle persone. Oggi lo vedete di continuo, vedete l'inizio dei film, magari vedete che ne so, un film di fantascienza che inizia con un'inquadratura di un pianeta con il sole lontano, oppure vedete, pensate al film A 2001 di sé lo spazio, l'avete vista, sto cercando dei film che più o meno tutti hanno presente almeno, oppure
Raggio Meccanica, quando inizia con i quattro ragazzi all'interno di un bar, che sono tutti stravaccati e bevono con un po' di gente intorno. Solo facendoti vedere due o tre cose selezionate con un po' di montaggio, te monti tu nella tua testa una cosa narrativa che non c'è. Questa cosa ha permesso al cinema di diventare una forma d'arte. Fast forward moltissimo ai grandi maestri, tutti quanti si impegnano, nuovi film. Ora arriviamo agli anni 70-80, nascono i primi videogiochi. Diventano molto diffusi e nessuno li prende sul serio. E tutti pensano, è carina questa cosa, promuovere le cose sullo schermo. Il target sono i bambini più piccoli, poi crescono e diventano, il target sono grandi, ma fondamentalmente molto con lo stesso motore di intrattenimento. Poi arrivano gli anni 90 e poi dopo gli anni 2000 e iniziano a dire agli altri, sì, vabbè, carini, ma non siete una forma d'arte. E quindi, oh mio Dio, crisi, allora cosa facciamo? E i videogiochi cosa fanno? Ora, in questo momento storico, guardano verso la forma d'arte più accettata, quindi cinema, senpai, ti prendi, insegnami cosa devo fare. E il cinema è un buon modo di iniziare a raccontare storie, però, come sempre, se i videogiochi cercano di imitare il linguaggio del cinema, sono dei film con un pochino di movimento all'interno. E quindi è qui che ora stiamo vivendo uno dei momenti più eccitanti per i videogiochi. Perché iniziano i primi artisti a capire che non c'è bisogno in realtà di fare un film che tu vivi. Come, che ne so, alcuni dei bei videogiochi passati come The Last of Us, oppure Heavy Rain, nessuno ha giocato, vai. Però grandi film cinematografici del passato, tutti ce l'hanno presenti e sono pieni di sequenze che tu puoi mettere il joypad giù e guardi. Al massimo puoi fare una scelta, però... ma mi sentite se parlo così? Okay. Poi dopo appena torna a funzionare ve lo riprendo. Giusto per chiudere il concetto, fondamentalmente il momento entusiasmante ora è che la fantascienza ti permette di esplorare cose che altrimenti non potresti vivere con il cinema. Cioè, per quanto il cinema si possa impegnare a mostrarci un mondo dove puoi volare facendo così, non può fartelo fare. Può solo fartelo vedere e basta. I videogiochi possono fartelo fare e noi come esseri umani siamo molto 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 bravi a empatizzare in maniera diversa facendo le cose invece di guardarle. Pensate a quante volte avete imparato a fare qualcosa facendolo rispetto a tutte le volte che ve l'hanno raccontato e detto e detto e detto. E lo stesso motivo per cui in fondo è se vi raccontano come funziona un gioco da tavola e alla fine della lettura del regolamento non vi ricordate nemmeno una cosa e siete molto preoccupati perché il Game Master vi guarda con tanta intensità, hai capito? Dopo 40 minuti, sì, pensando, tanto glielo chiedo dopo mentre lo faccio. Siete gli incubi di tutti i Game Master. Però la parte bella è che quando inizi a fare le cose, si attivano parte del cervello diverso. E questa cosa l'abbiamo anche testata, abbiamo preso le persone, messo in laboratorio, riempiti di elettrodi sulla testa e abbiamo guardato quando sono attivi, fanno qualcosa, quali parti del cervello si attivano. È uno dei motivi per cui quando abbiamo notato che se scrivi a tastiera si attivano parti diverse del cervello rispetto a quando scrivi a mano. Il motivo è perché il cervello non collega quello che vede a schermo con quello che fai tu nello stesso momento. Non è la stessa cosa che vedere la cosa fisica che fai tu. Non è meglio o peggio, è solo diverso. La stessa cosa succede quando modelli qualcosa a mano rispetto a quando lo fai in 3D al computer. Per questo molti architetti stanno usando intelligenza artificiale e una vista come quella di realtà aumentata per vedere le cose in 3D che possono fare, mettere mano sui progetti e lavorare direttamente con le mani. Questo significa che i videogiochi possono aprire la porta verso forme di arte che non abbiamo neanche visto. Quindi immaginatevi di essere negli anni 20-30 e sapendo quello che vi aspetterà nella storia del cinema. Eccoci! Oh! Dicevo! Grazie! È molto entusiasmante, ma il problema qual è? Che molte delle persone che lavorano nel campo dei videogiochi, così come fu per il cinema prima, di scienza e di astronomia non è che sanno molto, per cui di solito pescano guardando quello che le persone più o meno sanno e più o meno sapete quello che avete già visto, per cui c'è un sacco di autoreferenzialità.
E questo è stato sempre un problema in tutte le forme d'arte, ma nei videogiochi ora si vede molto. Di queste navicelle che vedete nei videogiochi sono ispirati a quelle degli anni 90 e le grandi saghe spaziali che avevano costruito queste navi enormi. Ma il motivo per cui erano fatte così era perché tutti guardavano a navi da guerra. Si chiamano navicelle spaziali per un motivo, navi, con comandati. Pensate ai vostri film di fantascienza preferiti ambientati nello spazio e noterete che ci sono un sacco di somiglianze con le navi. Quindi c'è la plancia, c'è il ponte di comando, c'è il comandante, il capitano, le uniformi, corrono persone sui corridoi, vanno ai cannoni che sparano esattamente come nelle grandi navi. Questa cosa è non perché non c'è un altro immaginario, è perché vogliono andare sul sicuro, così almeno la prossima volta che vedete una roba così non devono spiegarvi che cos'è, lo sapete già. Quindi parte del lavoro per chi lavora per creare un film o un videogioco di fantascienza è già fatto, ma questo impigrisce molto e dall'altra parte rende un po' tutto molto simile. È motivo per cui ora tutta la fantascienza più o meno sa della stessa roba. E quante volte avete visto in film di fantascienza raggi di vari colori sparati verso l'alto? Infatti la prossima volta bevete un drink ogni volta che in un film di fantascienza c'è un raggio blu sparato verso il cielo contro un nemico X qualsiasi cosa. Independence Day li sparava da alto verso basso, ma fondamentalmente è questo, grandi raggi sparati verso l'alto. Mentre nella fantascienza un altro trend è i sinonimi, le parole che suonano grandi, quindi esploratore della galassia, ok? Galattici, galattico è molto più figo, ma fondamentalmente noi non abbiamo alcuna idea di come viaggiare su queste scale. Quindi è pieno di videogiochi e saghe, anche Star Trek, che viaggiavano attraverso tutta la galassia, ma noi non abbiamo alcuna idea. E la parte divertente, l'altra faccia della fantascienza, è come ti immagini un motivo plausibile per riuscire a muoverti in contesti simili, rendendo la tua storia abbastanza credibile che qualcuno possa continuare a vederla fino alla fine. Una delle risposte sono state navicelle che piegano lo spazio e il tempo. È la Normandy, grandi fan. Mass Effect è stata una di quelle che ha giocato di più sull'effetto massa, per questo il nome della saga viene da qui. E l'effetto massa è stato scoperto in una navicella enorme ritrovata in una delle lune di Plutone. Guarda, mi dispiace dirvelo, per i fan di Mass Effect siamo passati vicino a Plutone, non abbiamo visto alcuna navicella spaziale, non c'è niente purtroppo. Ma nella saga di Mass Effect ritrovano questo enorme vascello alieno che in realtà scoprono poi essere stato anche un portale per poterti lanciare verso qualcosa chiamato cittadella, dove poi viene introdotto a tutte le altre grandi specie aliene. È un po' come se noi vivessimo a Casale Monferrato ma non avessimo mai trovato la stazione ferroviaria, quindi nessuno sa che esiste tutto il resto d'Italia. Poi trovi una stazione ferroviaria che ti porta direttamente a Milano e che ti si apre un mondo e dici: ah, questo è lo smog di cui parlo. La Normandy, tra l'altro, è una delle navicelle più belle per questo, perché ha due effetti, cioè ha due considerazioni che vengono fuori da lavori veri su come costruiamo le navicelle spaziali. Uno, il carburante non è infinito, e questo è importante, almeno sulla carta, poi dopo nel videogioco. Due, l'altra cosa importante è che la forma è così per una motivazione: puoi passare in atmosfera, cioè forme sexy vanno bene se devi volare in un'atmosfera, altrimenti la stazione spaziale non ha alcun bisogno di essere così, perché non massimizza lo spazio. Cioè, vi siete mai chiesti perché tutti i palazzi dagli anni 50 in poi sono dei blocchi di cemento rettangolari? Non è perché piacciono tantissimi architetti, è perché è il modo più facile per massimizzare l'aria degli appartamenti se devi costruirle velocemente in serie. Se pensate ad altre forme, tipo rombi, non funziona. Sfere, cioè non hai, ti tagli gli angoli, quindi togli spazio. Rettangoli funzionano una meraviglia e sono facili da fare, li mettono uno sopra l'altro nel film. E la stessa cosa nello spazio. Quindi quando abbiamo costruito grandi strutture nello spazio, abbiamo preso moduli facili da lanciare che hanno la forma del razzo, prendi uno, lo metti sopra, spari in alto. Fine. Non serve che sia sexy, serve che funzioni e che sia modulare. Queste cose, tutte le cose di Mass Effect in realtà non hanno alcun tipo di modularità. Quindi molte delle cose anche di Expanse, altra serie TV che forse magari qualcuno di voi avrà sentito dire, nominare, hanno delle cose di modalità ma non troppo. E questa è una delle prime cose che dovrebbe farvi pensare quando vedete i film di fantascienza, cioè chiedetevi come hanno fatto a costruire quelle cose.
La morte nera, quanti operai ci hanno lavorato? Quanto guadagnavano al giorno per costruire quella cosa? E poi perché? Un'altra cosa invece interessante quando parla di carburante è che noi la strategia vincente per andare in giro per il sistema solare o anche in giro per la galassia è non portarsi dietro tutto il carburante, ma trovarlo lì dove non c'è acqua solo sulla Terra. L'acqua è la molecola più comune in tutto l'universo, per cui è facile da trovare già direttamente nello spazio. Gli asteroidi sono pieni zeppi di ghiaccio, le comete sono letteralmente palle di ghiaccio, per cui basta andare lì, prendere un po' di ghiaccio, scioglierlo e hai acqua, che dividi in due, hai idrogeno e ossigeno. Queste le puoi usare come carburante per il tuo razzo e anche l'ossigeno per respirare. Là fuori, nella saga di Expanse, viene esplorato un sacco questo tema con asteroidi come Eros oppure altri pianeti nani come Cerere, ed è qualcosa che probabilmente faremo. In questo senso The Expanse anticipa molto i tempi. Infatti la strategia per il futuro dell'espansione della NASA, quando andremo verso Marte o anche oltre, sarà questa, di portare con noi navicelle che prendono le risorse direttamente dagli asteroidi, costruiremo una specie di depositi di benzina per la strada. Quindi le navicelle spaziali non dovranno prendere tutto dalla Terra, ma semplicemente passeranno nei pressi di un rifornimento e da lì continuano la loro strada.